Ciao ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di tasse, organizzazione fiscale, delocalizzazione, paradisi fiscali. Facciamo un attimo il centro della situazione, visto che ormai è un argomento che va di moda, vedo tanta gente parlarne senza sapere di cosa stia parlando, o dando suggerimenti che se seguiste vi lancerebbero nel baratro, quindi facciamo un attimo il punto della situazione. So che molti di voi stanno aspettando più video su eBay, sul dropshipping, arriveranno. Sono solo molto occupato, come sapete faccio video semplicemente in tempo libero ormai. Non mi occupo più solo di eBay dropshipping, per chi mi segue ormai l'avrà capito, lo sa, funziona ancora benissimo, siamo ancora fortissimi, stiamo spaccando, ma ci occupiamo di anche tante altre cose, quindi il tempo per YouTube è limitato. Anzi, se mi stai seguendo e sei un montatore video, uno con le palle, un montatore video che sa il suo fatto e che vuole mettersi in gioco, mandami un messaggio, perché stiamo assumendo un montatore video, non solo per questo canale ma anche per altri lavori. Detto questo, ragazzi, parliamo di ottimizzazione fiscale, paradisi fiscali, delocalizzazione e un attimo tutti questi argomenti qua. Quando ha senso delocalizzarsi? Quanto ha senso andare in un paradiso fiscale? Cosa sono i paradisi fiscali? Quanto ha senso andare via dall'Italia e risparmiare, ottimizzare le tasse? Come farlo? Dove andare? Ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di un argomento infinito. Infatti, consulenze sull'argomento costano e non costano poco. Ma cercherò di darvi un'infarinatura e almeno togliervi tutte le cazzate dalla testa che dicono alcuni incompetenti in giro per YouTube. Innanzitutto, prima di andare a parlare di paesi, di modi come ottimizzarsi, è importante capire quanto iniziare un'ottimizzazione fiscale, quanto ha senso. Mi capitano persone che mi chiedono, sai, ho cominciato, faccio 2.000 euro al mese, 3.000 euro al mese, dove posso andare per non pagare le tasse? Ragazzi, se siete su queste cifre, la risposta è state a casa vostra. State in Italia, se vivete in Italia, state in Spagna, se vivete in Spagna. Per un semplice motivo. Sotto una determinata soglia non ha alcun senso andare a ottimizzarsi fiscalmente, per il semplice motivo che ottimizzarsi fiscalmente ha dei costi. Più o meno, in base ovviamente, se fate 1 milione l'anno c'è un tipo di ottimizzazione, se fate 100.000 l'anno ha un altro tipo di ottimizzazione. Ma anche un'ottimizzazione basica, quindi un semplice trasferirsi in un paese dove si pagano una tasse, ci sono delle spese da affrontare, ci sono comunque delle spese vive, che banalmente un affitto, i viaggi, andata, ritorno per l'Italia, se si vuole vedere la famiglia, altri paesi richiedono un deposito monetario, o alcuni paesi richiedono aprire un'azienda, quindi si devono andare a pagare le commissioni aziendali, quant'altro. Quindi, sotto una determinata soglia, che io personalmente metterei sui 5.000 netti al mese, non ha senso ottimizzarsi. Se siete sotto i 5.000 netti al mese, concentratevi su come aumentare la vostra income, concentratevi su come aumentare il vostro profitto e lasciate stare qualsiasi tipo di ottimizzazione, perché non siete ancora a quel punto. Ora, mettiamo caso che invece siete a un punto maggiore di questo ammontare, volete cominciare a ottimizzarvi, volete cominciare a vedere delle opzioni su come risparmiare legalmente sulle tasse. Innanzitutto bisogna capire, ragazzi, se vendete merce fisica in Italia lasciate stare. Molti credono che sia possibile continuare a vendere in Italia, ma con l'ottimizzazione fiscale. A volte sì, per quanto riguarda la corporation tax, per quanto riguarda le tasse aziendali, la maggior parte delle volte no. Questo perché l'Italia ha una tassazione territoriale. Quindi se la vostra azienda vende in Italia, a parte dovete pagare l'IVA e quella non ha niente a che fare con le tasse, ma al di là di questo, se la vostra azienda viene qualificata, anche se avete un'azienda estera qualificata come residente
in Italia l'azienda che possa essere registrata ovunque nel mondo dovrà pagare le tasse in Italia. Quindi innanzitutto bisogna capire cosa fate. Se vendete online beni, servizi, e-commerce, dropshipping, software, ma qualunque, nella maggior parte dei casi è possibile delocalizzarsi. Dove, come e quando dipende sempre dall'ammontare. Ovviamente se voi siete a 6.000 euro al mese dovete cercare un'unione di condizioni che vi permetta di avere un vantaggio nella delocalizzazione, esattamente meno tasse, costo della vita basso, perché non ha senso, io vedo molti che si trasferiscono a Dubai, vengono a Dubai, io non sono residente a Dubai, ok? Vado spesso a Dubai, spendo 3-4 mesi l'anno a Dubai, ma non sono residente a Dubai, per il semplice motivo, mio personale, io ho altri posti, diciamo, per la mia situazione sono più convenienti, ma vedo molti che fanno 2-3-4 mila euro al mese e si trasferiscono o si vogliono trasferire a Dubai. Ragazzi, io non so come dirvelo, Dubai costa. Se fate 4, 5, 6 mila euro al mese non ha senso. Sì, avete il 9% di tasse, parentesi, non è più lo 0%, è il 9% di tasse. Anche qui poi vedo persone, sì, non le pago, tanto non lo sanno. Io non ci scherzerei, ragazzi, su, diciamo, negli Emirati Arabi, su queste cose. È vero che le condizioni sono ancora nuove, quindi c'è molto da capire, però io non ci scherzerei in questi paesi. Quindi ragazzi, trasferirsi a Dubai per pagare il 9% di tasse, ma quando dovete vivere come dei topi in una stanza, in un monomano, e non potete nemmeno uscire a divertirvi perché un cocktail vi costa 25-30 euro, in base dove andate anche 50 euro, andate a mangiare una pizza buona vi costa 40 euro, solo la pizza, senza considerare trasporti e quant'altro. Io non ve lo consiglio, ci sono posti migliori, ad esempio su un budget mensile di 6.000 euro al mese, io valuterei la Romania con una tassazione al 10%, la Georgia con una tassazione all'1% e varie altre opzioni, ma ovviamente non posso farvi la lista completa, se vi interessano più informazioni contattatemi, trovate in descrizione i contatti. Poi, quando conviene un posto come Dubai? Un posto come Dubai conviene quando si hanno income alti e soprattutto si vuole uno stile di vita da Dubai. Un income alto si potrebbe dire sui 15-20 mila euro al mese, già potrebbe avere senso. Poi è importante, ragazzi, quando si delocalizza vedere anche alcune cose molto importanti di cui non ne parla nessuno. Tutti quanti dicono sì, vattene a Dubai, sì, vattene in Belize, vattene qui, lì, in Singapore. Il problema, ragazzi, dovete sempre considerare cosa fate. Ad esempio, un problema molto comune con le delocalizzazioni nei posti a tassazione favorevole di cui nessuno parla, quindi di cui nessuno parla, sono i processori di pagamento dei conti bancari. Mettiamo ad esempio che io me ne vado a Dubai e mi apro un'azienda a Dubai, sono residente a Dubai, nessuno potrà mandarmi bonifici dall'Europa o dall'America, perché Dubai è in blacklist, forse ora in grey list, in ogni caso viene flaggata e nessuno può mandarmi pagamenti. Quindi a quel punto si va a utilizzare una struttura, utilizzando un'azienda di un'altra parte del mondo, ad esempio Hong Kong o Singapore o America, che si usa per processare i pagamenti, con cui poi si prendono i pagamenti nel conto personale a Dubai. Ma sempre non tutti i casi possono essere applicati in questo modo e bisogna sempre valutare la propria situazione. Quindi ragazzi, per chi sta iniziando ora, per chi ha un income già abbastanza, diciamo, discreto dai 5.000 in su, io consiglierei di, uno, non allontanarsi troppo dall'Europa, anche una questione logistica di costi, andare a valutare paesi, come ho detto prima, la Romania, la Georgia, il Cipro. Poi ci sono molti altri paesi, non voglio ora dirne troppi qui, anche perché potrei dare informazioni. Ovviamente ragazzi, ci sono delle modalità, dovete andarvi a informarvi, vi consiglio di prendervi un esperto del settore per seguirvi, non basta andare nel paese a viverci, ci sono delle procedure, ogni paese è diverso, e valutare. Poi un'altra cosa importante, ragazzi, da valutare quando si
si considera la delocalizzazione è uno, il fattore temporale, quanto tempo volete stare nel paese. Molti paesi richiedono di stare nel territorio almeno 6 mesi, 183 giorni per ottenere la residenza fiscale. Questo non è vero per tutti i paesi, ad esempio Malta non lo richiede, Dubai richiede, ora hanno cambiato la legge, richiede 3 mesi se non sbaglio, Panama lo richiede di entrare una volta ogni 2 anni nel paese, quindi dovete valutare anche il posto, quanto tempo dovete starci e se dovete starci, se è un posto che vi piace. Ragazzi, lasciate stare tutti i macchincegni, sì, mi prendo residenza, vengo a stare però in Italia, passo con la macchina, nessuno se ne accorge. Ragazzi, lasciate stare queste cazzate, fate le cose come si deve ed è importante, soprattutto in un'ottica di crescita. Voi dovete sempre pensare a lungo termine. Oggi fate 10.000 euro al mese, state iniziando un percorso di ottimizzazione fiscale, ma voi dovete iniziare questo percorso anche in ottica di domani, di quando ne fate 100.000 al mese, se mai ci arriverete, quando ne fate 50.000, quando ne fate 30.000, quindi dovete avere un setup perché si adegua. Se con 5.000 euro al mese magari sì, potete fare le porcate e nessuno se ne accorge, a cifre più alte viene più difficile passare più nell'occhio. Un'altra cosa, ragazzi, insieme all'ottimizzazione fiscale, io consiglio caldamente di fare anche un'ottimizzazione patrimoniale su come e dove e in che modo gestire il vostro patrimonio, se ce l'avete, se non ce l'avete è un problema, cominciate a farvi un patrimonio, cominciate a risparmiare i soldi e in che modo dividerlo tra la vostra residenza e altro. Soprattutto quando voi vi delocalizzate e magari siete cittadini italiani, ricordate che meno state in Italia, meno cosa avete in Italia e meglio è, per evitare di fare una presenza territoriale che potrebbe triggerare, che potrebbe scatenare appunto la residenza. Ovviamente vi dovete anche registrare all'AIRE. L'argomento, ragazzi, come vedete è molto complesso, penso di avervi nominato 7-8 paesi in questo breve video, non so, saranno 15 minuti, ma è giusto per darvi un'infarinatura generale, soprattutto per farvi capire quanto ha senso, se siete sotto quella soglia non ha senso, ed è anche un modo per farvi capire che c'è molto ben oltre del mi trasferisco e finisce lì. No, ci sono tante altre cose che dovete considerare ed è buono che vi fate riferimento a qualche esperto. Vi prendete una consulenza, comunque se vi volete delocalizzare è un costo totalmente assorbibile, è un costo che vi consiglio. In ogni caso, sopra le determinate cifre, ad esempio 10.000 al mese, restare in Italia non ha senso, non ha assolutamente senso a livello fiscale, logistico, di scalabilità, se avete un business online da cui potete lavorare ovunque, soprattutto che non è legato all'Italia. Quindi sopra queste cifre vi dovreste delocalizzare di corsa. Bene ragazzi, vi ricordo di iscrivervi su Instagram, ci trovate anche il mio sito in descrizione per chi sia interessato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi perché già da ora cominceranno a uscire aggiornamenti video molto interessanti su tanti argomenti, anche su dropshipping per chi sia interessato al dropshipping, ma anche su investimenti, su patrimonio e molte cose che credo debbano essere obbligatorie di conoscere per evitare di essere voglio evitare di dire brutte parole, di essere raggirati da tutta la merma che ormai c'è su YouTube o comunque in tutta questa, diciamo, storia di formazione che ormai si vede in giro. Bene ragazzi, ciao, alla prossima.